Benvenuti alla 19ª parte di Final Fantasy VII e adesso andiamo a parlare con Ojo, che sa come godersi una vacanza. Cielo, ma cosa vuoi? Voglio parlarci. Ehi, ma che ti credi di essere? Professor Ojo, quest'uomo orribile vorrebbe parlare con lei. Sono occupato ora. Ma peccato. No, no, ora mi ricordo di te. Sì, ora ricordo. È passato molto tempo, Cloud. Ojo. A volte bisogna pur prendersi una pausa nella vita. Ma che ci fai qui? Mi sembra ovvio, prendo il sole in camice. Rispondi. Penso che abbiamo lo stesso obiettivo. Vuoi dire Sephiroth? Lo hai visto? Capisco! Cosa c'è? Niente, mi è appena venuta in mente una certa ipotesi. Non hai mai avuto la sensazione che qualcuno ti chiamasse? O che dovessi andare in qualche luogo? Io andrò ovunque si trovi Sephiroth. Lo fermerò e la storia sarà finita. Capisco, potrebbe essere interessante. Eri nella milizia, giusto? Vuoi diventare la mia cavia? Dovresti avere uno spadone in mano, visto che hai fatto quella posa, Cloud, ma il gioco non ti permette di averlo. Oh, cosa vuoi fare? Non mi dire che sguainerai la spada? No, no, è meglio non farlo fuori. Strana affermazione da parte di Barrett. Ehi, tu non sei l'antico? Io sono Aerith, il minimo che puoi fare è ricordarti il mio nome. Voglio che tu mi dica una cosa, professor Ojo. So di essere un antico, me lo disse mia madre. Tua madre? Oh, intendi Ilfana! Ifalna, come sta? Non lo sai, è morta. Capisco! Mio Dio, quanto è inquietante sto tizio! Professor Ojo? Genova è un antico e anche Sephiroth lo è. Abbiamo tutti lo stesso sangue. Verso ovest! Sta parlottando a bassa voce, sicuramente ci nasconde qualcosa. Ehi, rispondi! Niente da fare, andiamo. Ok, andiamo via. Dubito che ci sia qualcos'altro da fare in questa città, quindi diciamo che possiamo ripartire. Yuffie lavora ancora lì? Sì! Eh beh, Yuffie Red 13, mi dispiace, ma voi rimarrete qui per sempre. No. Comunque, dobbiamo andare verso ovest, come ha detto Ojo. Beh, era un'indicazione un po'. Così, però noi sappiamo di dover andare verso ovest. E verso ovest si va da questa parte, credo. Non ne sono sicuro, non mi ricordo tantissimo il gioco. Salve. Forse era meglio se mi curavo. What? Non ho più la magia Hall. Strano. Dovrò riassegnare le materie. Quello è più piccolo. What the fuck sta succedendo? Proviamo con un terremoto. Spero che il fatto che stiano levitando non voglia dire che sono immuni al terremoto. Nah, terremoto è un po' inutile, mi sa. Sono tanti, non fanno moltissimi danni tutti, però. Dai, non posso morire per questi mostri. Oh, ok, uno è andato. Vai, Barret! Non gli ho fatto molti danni. E un altro è andato.
non ho più mai... Oh, ne ho un'altra. Perfetto. L'altro è andato, è rimasto solo quello. Ok, è morto. È stato un po' particolare. Beh, io direi di continuare verso ovest. Potrei tornare indietro e curarmi, ma... Ah sì, è una strada di montagna, ok. Avevo pensato un attimo di aver sbagliato strada. Non mi ricordo cosa c'è in questa direzione. Però sembra che ci sia una città. Beh, se ho una tenda mi sa che la userò qui. Di nuovo te. Ok, possiamo andare avanti. Questa zona... Salve, signore. Signore? Uè! Ehi! Ascoltami solo un momento. Che c'è? È appena passato un tizio che indossava un mantello nero. Ho provato ad avvisarlo che più su è pericoloso, ma mi ha ignorato. Sephiroth. Muoviamoci! Oh! Ho capito dove sto andando. Mi dispiace un po', salve, voi siete parecchio brutti. Una bella magia di fuoco. Prima voglio vedere se Barret riesce a ucciderne qualcuno. Ok. Semitraia. Ok. No, non è una battaglia difficile. Anche se forse questo tizio ha un po' di vita in più dei mostri normali. Dovrebbe comunque morire facilmente visto che è da solo. Ecco fatto. A proposito, io non mi ricordo, ho comprato delle nuove armi per loro da dargli? Vediamo. Ok, non avevo nuove armi, però io ho potuto dare degli equipaggiamenti che mi ero dimenticato di dargli. E adesso continuiamo a salire verso la cima di questa montagna. Un reattore Mako. Potrebbe essere un problema. Due di questi. E doppio level up, sono tutti al 18. Beh, Cloud tra poco arriverà al 19, però è normale. Ah, una cosa, i membri che non sono nella vostra squadra aumentano comunque di livello. Anche se mi sembra che sono sempre di livello un po' inferiore a quelli che vi portate dietro. Forse dipende dal livello di Cloud, il livello a cui sono loro. Oh, questo assorbe vita forse? No? Ok. Ci vuole un'intera combo per ucciderne uno, wow. Per combo intendo che devono colpirli tutti e tre, ma vabbè. Sì. Sì, perfetto. E direi che uno è andato. E ne rimane solo uno. Scusate, controllo una cosa velocissima. No, ok, niente. Mi era venuto il dubbio che avevo già sbloccato la terza limite di Barret. Però a quanto pare non è così. Ok, diamo un'occhiata in giro. Non so se c'è molto da vedere qui, se devo essere sincero. È solo un percorso da attraversare. E questi sono dei... qualcosa. Forse sono dei chocobo neri. Chocobo neri. Chocobo, vabbè. Non sembrano così forti, per fortuna. Mm.
qualche mossa particolare? No. Teoricamente ho ancora la materia che mi fa incontrare più Chocobo, però non l'ho equipaggiata, quindi non dovrebbe avere effetto. E non so se ha degli effetti veri e propri, cioè se serve a qualcosa. Qui non c'è assolutamente nulla. Ah, va bene. Ci sono un paio di strade. Ci sono queste scale che non mi ricordo... Oh, portano qui. Però non mi ricordo se è importante per adesso. Non sembra che possa andare da qualche parte qui. Ok, scendiamo e... Se non ricordo male, bisogna davvero proseguire sui binari. Spero che non passino dei treni, perché sarebbe abbastanza problematico. Ok, andiamo avanti. Ah, subito dei mostri. Mostri che ho già incontrato? No. Ok, inizio. Oh, c'è un punto di salvataggio. Non mi serve per ora. Mi servirebbe qualcosa per diminuire gli incontri, magari. Oh, c'è una cerchiata. No, sei da solo. Va bene. Andiamo in alto. Oh, premi ok per saltare. Prendi tesori tenendo premuto i tasti direzionali. Salve! Non posso andare a destra, vero? Oh, volevo quei tesori. Vabbè. Abbiamo fatto una piccola caduta. Posso ricadere? Oh, non mi fa ricadere. Oh, c'è uno scrigno. Oh! Questo sono sicuro che è per Barret. Sì, ed è anche parecchio forte. Oh, ok, possiamo andare. Se non si doveva andare di qui, bisogna andare di qua. Se ci riesco cadrò di nuovo, perché voglio prendere quella cosa. Summon... Vi faccio vedere Ifrit. Così, tanto per... Sì, direi che è abbastanza potente. Consuma un sacco di mana, però. E contro certi nemici in quest'area non è molto buono, diciamo così. Ok, è il momento di cadere. Cadi. Ah, ma io ho premuto, ok. Non capisco. Forse devo tenere premuto, ok? Mi sa che ho perso entrambi i tesori. Oh beh, non sono nulla di importante per quanto ne so. Turbo etere e questa è una materia. Ok, ci riproviamo. Esisto destra e prendo... Dice premendo più volte, ma io sto premendo a furia, non mi si muove di un millimetro. Non riesco a capirlo, devo essere sincero. Oh, la materia, è vero. E trasforma. Non mi ricordo che cos'è questa, però forse è una materia molto utile. Se è quella che penso io, altrimenti non so cosa sia. Ora... io direi di andare... non lo so. Forse in basso è la strada giusta da prendere per ora. Vediamo. No. Qui è bloccato. Quindi bisogna passare per forza di sopra. Ok. Oh, e lì vedo una cabina. Mi sembra che quello è tipo l'interruttore per far passare gli altri. Cloud, in bocca al lupo!
Grazie. Ok, vediamo. C'era anche una cosa da prendere qua sopra, se non sbaglio. Oh, un gruppo di funghi. Salve. Sono parecchi. Ok, ho un attimo invertito le materie perché Barret poteva usare soltanto il fuoco su un tizio. E ha imparato la seconda magia di fuoco, quindi preferivo averlo su questo, la magia che gli permette di colpire tutti. Oh, si sta stretti qua dentro. Forza, Cloud, non distraiamoci. Vediamo, è questo? Forse girando questo qualcosa succederà. Facciamolo. Al massimo moriremo tutti. Oh, si è calato il ponte. E gli altri sono andati senza di noi. Ecco, di qua c'è qualcosa. Vediamo. Oh, belli! Ehi! Che vogliamo fare? Ma no, dai, lasciamo il tesoro lì dov'è. Non è roba che ci riguarda, meglio dimenticarlo. Giusto, sei davvero ammirevole. Ehi, baby! Questo ehi, baby, non so perché è successo, ma vabbè. Oh, di là il ponte è bloccato, quindi bisogna tornare indietro. Ok, adesso dobbiamo semplicemente seguire questo ponte fino alla fine. E mi sembra che la fine sia molto vicina, cioè questa, se non ricordo male, è l'ultima area di questa zona. Ok, andiamo un po' avanti e spuntiamo direttamente qui. E forse c'è qualcosa là sotto. Vediamo. A prima vista non sembrerebbe. Lasciamo perdere. Ah, dannazione, un altro nemico. Di nuovo questi funghi. Non riuscivo a muovermi. Ok. Andiamo di qua e usciamo dall'area. Oh. Che è? Magari un mostro che non ho incontrato. C'è un mostro che ho incontrato off-screen che non vi ho fatto vedere. Sono i Pyros. Ma comunque non ho capito come. Non ricordo bene come affrontarli. Praticamente ho provato, ma mi hanno ucciso due membri del gruppo. Semplicemente perché dopo un tot di danni che gli fai esplodono e non puoi più fargli nulla. Cioè esplodono e ti. Non so se ti uccidono un personaggio o se gli fanno talmente tanti danni che lo uccidono a questo livello. Ma entrambe le volte che sono esplosi quei due Pyros mi hanno ucciso un personaggio, quindi non lo so. Cloud, sei verde. Il veleno si toglie dopo? Dopo la battaglia? Non mi ricordo. Beh, mi basta controllare. Non sembra avere nessuno status particolare. Quindi ok. Oh, un ponte. Sta tremando tutto. Ok, io non vorrei che questo ponte mi crolla. Oh, ecco un Pyros. Attacca. Proviamo con Shiva. Ecco il Chocobo. Vediamo se sopravvivi entrambi. Penso proprio di no, se devo essere sincero. Oh, l'ho eliminato. Ok, quindi ha poco più di 480 di vita. Perché prima con Shiva ne avevo colpito uno, ma non l'avevo ucciso. Oh, e Tuono è salito di livello. Non mi ricordavo nemmeno che Barret potesse usare le magie di Tuono. Oh, ho fatto due passi, seriamente. Va bene, stessa strategia. Ok, non uccidono un personaggio. Perché Barret è riuscita a sopravvivere. Purtroppo quando esplodono non danno ricompense, però. Beh, almeno il ponte non è crollato. Già una cosa che mi rassicura, salve. Non sembra un posto molto felice. Tu sei!
Ehi, è tornato! Aspettate qui! Conoscono Barrett? Aia! Guarda che si rivede! Non avrei mai creduto di rivedere la tua brutta faccia! Quella gente lassù, sta con te? Mi dispiace per loro andare in giro con una condanna a morte come Barrett. Hai una bella faccia tosta a tornare qui. Guarda questo posto. Nord Corel è ridotta così solo per colpa tua. Perché non dici una parola? Oh, ti sei già dimenticato quello che hai fatto? Mi spiace. Dannazione, non vale nemmeno la mia rabbia. Non perdere tempo con quella specie di Robocop. Sembra che Barrett non sia molto benvenuto qui. Avete sentito? È stata solo colpa mia. Tutto distrutto. Dovremmo approfondire questa questione. Intanto esploriamo un po'. Salve. Il prossimo treno arriverà presto. Quale treno? Beh, noi non lo sappiamo ancora. Il nonno era un ingegnere dei treni a carbone. Non ha ancora perso le vecchie abitudini. Ok, quindi questa è una casa così tanto per... Di qua non so dove si va, penso che si esce. Sì, si esce. Sparisce, capito? Vattene! Per tirare avanti qua l'unico sistema che ci resta è raccogliere spazzatura. Fammi passare. Questa cosa è un negozio. Cosa vuoi? Comprare qualcosa? Trasformacelo già. Questo non so. Sì, sono cose per curare. Tu cosa vendi? Ti prego, compra qualunque cosa. Dipende, se hai roba buona. Beh, sto finendo le code di Fenice. Ne compro un po'. E un po' di tende. E una pozione. Ho comprato tutto quello che potevo, poi per il resto mi dispiace. Oh, tu vendi armi? Se vuoi sopravvivere, è meglio che compri qualche arma da me. Va bene. Sono potenti? Questa ce l'ho già, questa ce l'ho già, e no. Non ho niente da comprare da te. Chiediamo a queste informazioni. Per il Gold Saucer. Cos'è il Gold Saucer? Prendi la strada a sinistra, porta alla stazione. Lì troverai la funivia che arriva al Gold Saucer. Anche se non significa molto per noi poveracci. Di qua invece? Cosa c'è? Bah, ho sentito che farsi tatuaggi va molto di moda in città, è vero? Non lo so. Davvero? Ho notato uno tatuato sul braccio di un ragazzo che andava alla funivia. Indossava un mantello nero fortissimo. Era Sephiroth? Ha un uno tatuato sul braccio? Salve? Salve, sono 50 kg a notte. Volete una stanza? Oh, sì, grazie. Buon soggiorno. Avevo giusto bisogno di recuperare un po' di vita. E di mana, soprattutto. Ok, non mi sembra che ci sia molto qui dentro. Penso che sia rimasto solo questo da esplorare. Oh, salve, cane. Yay! A cosa vuoi giocare? Niente. Come posso continuare a vivere in una città che ha perso tutto? All'inferno insieme al reattore Mako. A causa loro, mio marito ha avuto un incidente. Era un uomo così forte. E tuo marito quello? Pensavo fosse tuo padre. Va bene. È inquietante le cose. Comunque, andremo nel Gold Saucer alla prossima parte di Final Fantasy VII. Ci vediamo con la prossima parte e ciao a tutti.